E bella a tutti bronzini e bronzine e benvenuti in questo nuovo video. Le 5 cose che forse non sai su League of Legends. Vi siete mai chiesti da dove vengono certi termini, certi nomi e certi collegamenti nel gioco? E soprattutto quante cose ancora non conoscete di League of Legends, nonostante siano tantissimi anni che ci giocate? Questa è la rubrica che fa per voi. Ragazzi, arriviamo a 400 like se volete che continuo questa rubrica. E per non perdervi nessun video iscrivetevi ai social che troverete qui. Vi ricordo che questa rubrica è stata creata con contenuti trovati sul web e se ne avete altri pubblicate anche nei commenti o scrivetemi direttamente in pagina. Ma direi che possiamo iniziare. La prima curiosità di oggi riguarda forse il champion più odiato di tutti i tempi. Esatto, proprio Teemo. Nella sua forma Teemo Mega Squad, mentre mette un fungo può capitare di sentirlo dire "da qui non si passa", che è il motto degli alpini. Ed è una cosa che la Riot ha voluto fare di proposito proprio per dare un tributo agli alpini anche in League of Legends. Ma passiamo alla seconda curiosità di oggi. La kill leggendaria. Tantissimo tempo fa, dopo aver fatto una pentakill, era possibile effettuare la kill leggendaria, ovviamente rarissima, avendo fatto subito una kill dopo la pentakill. Voi vi starete chiedendo attualmente, ma come facevo? Tantissimo tempo fa era possibile grazie al revive, cosa che non tutti conoscono. Era un'abilità che ti permetteva di restare istantaneamente ed avere addirittura uno sprint. Questa facilitava la cosa. Attualmente la kill leggendaria non esiste più, ma questo credo che lo sapevate. Passiamo alla terza curiosità di oggi, che riguarda proprio Lux. Il vero nome di Lux non è Lux ma Luxanna, o Luxan, pronunciatelo come volete, Crown Ward, ed è la sorella del nostro Garen. Ovviamente mi direte che il fatto che fosse la sorella di Garen era un po' scontato, però non tutti sanno il vero nome di Lux. Adesso passiamo alla quarta e penultima curiosità di oggi, che riguarda proprio la modalità Aram, modalità molto amata da una grande percentuale di videogiocatori di League of Legends. Se vincete una partita nell'abisso ululante e non cliccate subito il tasto continua, dopo circa un minuto vi capiterà di udire Lissandra che vi racconta una storia. Ovviamente non vi sto a dire cosa vi dice, altrimenti vi farò uno spoiler. Ma passiamo all'ultima novità del video, e questa riguarda proprio Twisted Fate. Durante la beta, la E di Twisted Fate era praticamente la sua ultimate di ora, soltanto con un raggio molto 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 più ampio che ricopriva praticamente tutta la mappa. Ovviamente poi la Riot si è resa conto che era molto sbilanciato così ed ha deciso di modificarlo. Ragazzi, il video giunge al termine, so che è un video brevissimo, è una rubrica veramente veramente molto vasta, quindi se almeno una cosa di queste non la sapevate, lasciate un bel like, arriviamo a 400 e continuiamo questa rubrica che a mio parere è molto interessante. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella! Dimenticavo, adesso siete voi che dovete togliermi una curiosità. Che cazzo ce l'ho fa sto cappello in testa?